Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati al settimo capitolo di queste fiabe, di queste storie intorno alla commedia dell'arte. E oggi ci occupiamo di un altro dei grandi divi, dei grandi personaggi della commedia dell'arte, dei grandi attori italiani, che è stato protagonista proprio insieme al Biancolelli, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, della grande stagione della commedia dell'arte e della comédie italienne, nello specifico della Francia del 1600. E parliamo questa volta del grande Tiberio Fiorilli. Tiberio Fiorilli, in realtà si dice che il suo cognome originale sia Fiorillo, perché lui nasce a Napoli, è napoletano, che però in qualche modo toscanizza il suo cognome, perché all'epoca la toscanità delle compagnie, degli attori era considerata qualcosa che andasse a migliorare la reputazione, perché molte delle compagnie, fra le più importanti, fra cui i Gelosi, eccetera, eccetera, erano proprio di origini toscane. E quindi, insomma, ha cambiato Tiberio Fiorilli il suo cognome ed è diventato appunto Fiorilli. Tiberio Fiorilli ha creato, perlomeno è stato riconosciuto come il grande portatore della maschera di Scaramouche, quello che in origine era la maschera di Scaramuccia, che fa parte di un sottotipo del capitano, del tipo del capitano, insomma un archetipo fra i più importanti della commedia dell'arte. Ecco, Scaramuccia è stato fondamentalmente portato alla gloria proprio da Fiorilli, che è stato poi, anzi, dopo la morte di Fiorilli. Questo personaggio è quasi scomparso, insomma, nelle memorie del teatro ed è rimasto nella leggenda. Ci sono stati dedicati, pensate, a Scaramouche, film, libri, come molti di voi forse sanno, anche nella canzone Bohemian Rhapsody c'è un verso proprio in cui viene nominato Scaramouche. Ora io non ve lo accenno perché sennò quello che fa Scaramouche, Scaramouche, la parte diciamo lirica viene nominato Scaramouche. E pensate che anche in Italia è stato dedicato uno sceneggiato televisivo proprio che si trova Le avventure di Scaramouche, che è andato in onda, se non sbaglio, negli anni 50 o 60, e pensate che Scaramouche, il personaggio di Tiberio Fiorilli, veniva interpretato da Domenico Modugno. Quindi si può trovare, penso, ancora da qualche parte, forse negli archivi Rai, questo sceneggiato. Insomma, Scaramouche è diventato una maschera potentissima, ma quello di cui vi racconterò oggi è proprio le storie intorno all'attore, che era diventato veramente un personaggio importantissimo. Lui arriva in Francia all'incirca nel 640, poi ovviamente fa una serie di andati e ritorni. Pensate che si dice che abbia all'inizio, quando arrivò in Francia, tenuto in braccio il piccolo Luigi XIV, che poi diventerà il suo re, il re Sole. Insomma, comunque fra un viaggio e l'altro arriva a far parte della grande compagnia della commedia italiana. Questo grandissimo attore, di questo grandissimo attore noi conosciamo un bel po' di fatti, anche se non sappiamo se siano esattamente andati così, proprio perché è stata scritta una biografia di Fiorilli che si intitola Vita di Scaramouche, che in realtà è stata scritta un anno dopo la sua morte da un suo collega che si chiamava Angelo Costantini, che interpretava nella compagnia uno Zanni, che era mezzettino, quindi un attore anche molto conosciuto, che ha dedicato un romanzo biografico proprio al suo collega, a Fiorilli. Il problema è che questo romanzo non si sa di quanta parte di verità sia costruito e quanta invece sia anche un po' romanzata, anche perché si mescolano un po' la maschera, il personaggio di Scaramouche, questo avventuriero sfaticato, eccetera, eccetera, con l'attore. Quindi questa confusione o questa volontaria mescolanza fra personaggio e attore è quello che crea un po' di problemi di riconoscibilità
della verità storica, però a noi non interessa. E quelle che vi leggerò oggi, da cui ho tratto queste storie, sono proprio prese da questo testo che è La vita di Scaramouche, scritto da Costantini nel 1695, quindi proprio un anno dopo la sua scomparsa. Lui racconta, Costantini racconta proprio di queste origini, potremmo dire, misere, proprio da orfano. Lui proprio rubacchiava, sono, insomma, delle origini particolarmente difficili, fino a che appunto non entra a far parte di una compagnia e, se non sbaglio, il primo spettacolo che viene raccontato, che lui interpreta, è una versione della Commedia dell'arte del Don Giovanni, il convitato di pietra. Comunque, insomma, iniziamo con le storie vere e proprie, perché quello ci interessa di più. La cosa, intanto, da cui vorrei iniziare è com'era lui, Tiberio Fiorilli. Tiberio Fiorilli era un personaggio molto particolare, almeno così lo raccontano. Era un personaggio, innanzitutto, che era alto, e aveva un po' di panzetta, diciamo che aveva questa bella panzettina, perché era uno che, dicono, amava mangiare, era una buona forchetta, come si dice, quindi aveva questa panzettina abbastanza rotondetta, ma comunque questo, come dicevano, non metteva assolutamente in discussione o rallentava la sua grande capacità acrobatica, di cui dicevano era in grande possesso, insomma. Quindi questa leggera panzetta non lo frenava nelle sue acrobazie e nella sua agilità. Un'altra cosa che raccontano era che Fiorilli aveva una spalla più alta di un'altra, quindi era leggermente storto, diciamo, di spalle, e dicono anche che fosse leggermente sordo da un orecchio, quello sinistro, se ricordo bene. Era alto comunque, e dicevano comunque che aveva una grandissima presenza, un grandissimo portamento, una grande eleganza. Tiberio Fiorilli dicono che fosse anche un po' avaro. Togliamo anche un po' nei racconti che poi vedrò dopo e che vengono tratti appunto dalla vita di Scaramouche. Viene fuori proprio che era uno proprio che, se poteva, i soldi se li teneva, insomma, quindi aveva il braccino corto, come si dice, come attore. E la sua grande caratteristica come attore era che aveva un viso di grandissima espressività, aveva una mimica facciale incredibile, e infatti anche la sua maschera prende queste cose, perché il suo questa caratteristica, perché il suo Scaramouche, il suo Scaramuccia, era un capitano senza maschera, quindi la sua maschera, cioè non aveva la maschera, diciamo, in cuoio, la mezza maschera in cuoio, ma la sua maschera era diversa. Cioè, ovviamente, quando si parla di maschera si deve sempre distinguere fra la maschera in quanto tipo, in quanto personaggio, come dire, e maschera in quanto oggetto. In questo caso lui era una maschera in quanto Scaramuccia, ma non aveva la maschera, la mezza maschera di cuoio. La sua maschera la creava dipingendosi il volto di bianco, e aveva questi baffettini sottili qua, e la mosca, come si chiamava, che era un filo di pizzetto qua. E poi aveva tutto il resto, cioè la faccia bianca. Portava poi, come costume, era nero, di velluto nero, si era tolto il cappello, quello, diciamo, classico del capitano, a tesa larga, da bravo, e aveva cambiato il cappello, era diventato una specie di cappello morbido che calava, ampio e floscio. E un'altra cosa che fece, che rese unica, diciamo, la maschera di Scaramouche, oltre a questo pizzetto e a questo trucco bianco e a questo costume di velluto nero, era che, più che la spada, il suo oggetto fondamentale, quasi il suo alter ego, non era la spada, come normalmente era per il capitano, dove la spada era l'oggetto principe della maschera del capitano, ma era la chitarra. Quindi c'era sì la spada, chiaramente, ma la teneva spesso nel fodero, e il suo vero strumento, la sua arma, era la chitarra. Infatti questo caratterizzava molto la maschera di Scaramouche, che era una maschera per l'appunto scanzonata, leggermente pigra, allegra. Non era, ecco, quello che potremmo noi oggi immaginare come il Capitan Matamoros, o quei capitani aggressivi, eccetera, ma era molto più sornione, come
come capitano, e quindi questo accattivava moltissimo le simpatie del pubblico francese, che lo osannava, che l'ha osannato da mezzo tanto fino ad adottare proprio la maschera di Scaramouche quasi come simbolo nazionale francese. Ci sono, appunto, lui era protagonista insieme al Biancolelli di moltissimi Lazzi, insomma in compagnia c'erano sia lui quindi che l'Arlecchino, quindi c'erano moltissime Lazzi, moltissime, e loro, il Biancolelli e Fiorilli, avevano buona parte del peso dei Canovacci, quindi si spostò molto l'equilibrio degli spettacoli e della scena verso questa coppia di attori straordinari che per un periodo molto lungo condivisero le scene. Sfortunatamente però dei Lazzi e dei materiali del Fiorilli non c'è rimasto quasi niente, mentre del Biancolelli invece si sa moltissimo, perché lui stesso aveva trascritto i suoi scenari. Al contrario, invece, grazie alla biografia scritta da Costantini, si sa molto di più dei suoi episodi di vita rispetto a quelli del Biancolelli, e si sa pochissimo della sua arte attorica, dei suoi Lazzi, del suo lavoro sul palcoscenico. Questo è un peccato, chiaramente. Vi leggo però quel poco che sappiamo. Fra parentesi, mi stavo scordando, oltre ad essere leggermente sordo all'orecchio sinistro, si dice anche che Fiorilli fosse anche un po' miope, quindi però questo non inficiava la qualità del suo lavoro. Vi leggo un pezzettino proprio della vita, quasi l'inizio, se non sbaglio, siamo alla parte iniziale del Costantini, ed è uno dei pochi pezzi in cui parla proprio della sua di Fiorilli e di Scaramuccia come attore, e dice così, inizia dicendo: Scaramuccia è talmente conosciuto da tutti i veri amatori di spettacoli e la sua memoria c'è ancora così raccomandata che è quasi inutile richiamare al lettore la stima che ha sempre goduto questo celebre commediante. Quindi fondamentalmente, come si dicesse, è talmente famoso Fiorilli, è talmente conosciuto il suo lavoro che non ne tratterò in questo romanzo, ed è un gran peccato perché per noi invece sarebbe stato molto prezioso come materiale. Però dice, dirò soltanto che gli ha sempre pienamente meritato la reputazione che si era acquistata, poiché è stato uno dei più perfetti attori di pantomima che si sia visto in questi ultimi secoli. Ecco, appunto, torna questa grande capacità mimica, sia facciale che fisica. Fiorilli, a differenza del Biancolelli, non arrivò mai a parlare benissimo il francese, e quindi veramente la sua recitazione delegava moltissimo al canto, alla pantomima, alla mimica, dove dicevano che era incredibile. Poi vi racconterò un Lazzo molto interessante, uno dei pochi che ci è arrivati, dove fondamentalmente Fiorilli era muto, anzi ve lo racconto adesso. Uno dei Lazzi più conosciuti era il Lazzo dello Spavento. All'incirca era così: una delle coppie più forti come Lazzi nei Canovacci della Commedia Italiana era Scaramouche, Scaramuccia e Coviello. Coviello era uno Zanni, come Arlecchino, insomma, della stessa famiglia, diciamo così. E c'era un Lazzo molto famoso che poteva durare, raccontavano, anche un quarto d'ora, dove Scaramuccio suonava la sua chitarra, questa panzottina, immaginatelo, e Coviello era dietro di lui, adesso di lato, e batteva la mano a tempo della musica. A un certo punto arriva e batte la mano sulla spalla di Scaramuccia a tempo. E Scaramuccia si continua a suonare, ma inizia piano piano a essere sempre più spaventato da questi tocchi, da questo sentirsi toccare la spalla. Quindi questa inquietudine, questo spavento, questo terrore che continua mentre Scaramouche continua a suonare. Tutto questo senza dire niente, era solamente un lavoro di piccoli cambiamenti di espressione, di piccoli, forse, cambiamenti di tensione fisica, e questo gioco ritmico con il compagno, letteralmente proprio che gli toccava la spalla, forse da lì è nato il concetto di spalla comica, chi lo sa. E questo gioco di spaventi, di tensioni, di terrore di Scaramuccia, che
andava ad aumentare fino a diventare parossistico, faceva sganasciare, faceva lacrimare il pubblico francese. E ovviamente, buoni attori, potevano farlo durare tantissimo. Fiorilli poteva farlo durare, dipende forse dalla serata, poteva durare dai 10 ai 5 ai 15 minuti. Tutto questo senza dire una parola. Questo per farvi capire quanto era potente la mimica di Fiorilli. Continuiamo però con il racconto delle sue qualità attorali da parte di Costantini. Dice: è uno dei più perfetti attori di pantomima. Gli do questo nome perché effettivamente, sull'esempio dei mimi antichi, egli recitava più con gli occhi che con la parola, che deve essere la grande gloria del commediante. Quindi, più che la parola, recitava con gli occhi. Tutti sanno, infatti. Salto, Scaramuccia non si contentava di far udire le cose che rappresentava, quindi non si accontentava di farsi ascoltare, ma le esponeva agli occhi dello spettatore, tanto possedeva l'arte di accordare il suo eloquio ai gesti. Quindi non si limitava a farle sentire allo spettatore, ma, dice qui, Costantini, le esponeva agli occhi dello spettatore, quindi mostrava le parole che diceva, non si limitava a dirle e a farle sentire. Si può anche dire che tutto parlava in lui: i piedi, le mani, la testa, e che il minimo suo atteggiamento era da lui creato a ragion veduta. Quindi questa grande gestione delle attitudini, degli atteggiamenti, dei piedi, delle mani, della testa, che bastava magari che inclinasse e raccontava un'emozione, questa grande gestione del suo strumento fisico fu veramente leggendaria per Fiorilli. Pensate, apro un'altra parentesi, oggi saranno molte, che Fiorilli sfiorò dopo che era giunto a Parigi, poi appunto era stato anche adottato, fra virgolette, da quello che diventò dal re Sole, dal re Luigi XIV, che addirittura per il suo valore gli dette una rendita mensile, una specie di stipendio. E all'incirca nel 58, in un periodo un pochino prima che la Comédie Italienne avesse il suo teatro stabile, ci fu un periodo in cui la Comédie Italienne e altre compagnie francesi condividevano gli stessi spazi e quindi lavoravano a rotazione i loro spettacoli. Ecco, in un periodo, la Ligica si fa associare al 58, al 1658, in queste compagnie francesi che stavano nello stesso teatro della Comédie Italienne, dei commedianti dell'arte, c'era Molière. E Molière, questa è una cosa reale, ebbe in Fiorilli il suo maestro. Fondamentalmente Molière addirittura fu anche preso in giro per questo, perché addirittura si raccontava che Molière arrivasse proprio all'imitazione alcune volte di alcuni atteggiamenti, di alcuni lazzi, arrivava quasi a copiarlo, come spesso succede quando si inizia a imparare qualcosa. Quindi Fiorilli fu il grande maestro involontario, forse, di Molière, che prese tantissimo materiale per sia come attore che come drammaturgo e come uomo di teatro. Quindi un'altra cosa importante, cioè il nostro Fiorilli è stato il punto di riferimento, l'ispirazione per forse il più grande uomo del teatro francese, Molière. Ecco, questo è un po' il racconto di lui come attore. Vi racconterò e poi concludo due storielline, anzi, forse tre se c'è tempo. Una molto breve che racconta un po' anche lo spirito di Fiorilli. Lui, per esempio, aveva una grande confidenza con il re, cioè si poteva permettere di giocare, di scherzare con il re, visto che l'aveva addirittura, qualcuno racconta, tenuto in braccio quando era piccolo, quando ancora non era re, ma era delfino della monarchia. Erano a cena, a corte, e il re gli versa da bere. E un suo collega dice: questo è un grandissimo onore. Guarda, questo è veramente una cosa incredibile. Potrai raccontare a tutti che il grande re Sole, Luigi XIV, ti ha mesciato il vino. E Fiorilli, che si dice che nella vita non fosse un grande chiacchierone, sia forse perché non parlava benissimo francese, e poi perché appunto forse era un pochino riservato, era uno che non
a parte nella scena, dico, non era un grande chiacchierone, forse era forse un pochino riservato, un orso, chi lo sa. Però lì prende la parola, si alza, inizia a dire, beh, io ringrazio il mio re perché domani, quando andrò dal panettiere e lui mi darà il pane, io potrò pagarlo dicendogli che il re mi ha mesciato il vino. E questa cosa fece ridere moltissimo, in realtà, il re, perché capì che quello che gli stava dicendo Ferilli è che con i favori del re non ci prendo il pane. E quindi, proprio quella sera stessa, dopo che rise, il re gli aumentò la rendita mensile di 100 scudi. Quindi, insomma, da dire che tipino era, che si poteva permettere quindi di ironizzare e di punzecchiare il re e addirittura chiedergli in modo simpatico dei soldi in più. Questo per farvi capire che tipo era Fiorilli. A proposito di soldi, vi racconto gli ultimi momenti della sua vita. Lui muore appunto nel 1694 e Costantini racconta gli ultimi giorni. E vi racconto due episodi su questi ultimi giorni di Scaramouche, del grande Fiorilli. Racconta, in parte li leggo, in parte faccio un piccolo sunto, perché sennò durerebbe troppo questo video. Era pochi giorni prima della sua morte e Scaramouche si trovava con il suo medico, chirurgo. Siamo in un momento quasi molto simile al malato immaginario, anche se Scaramouche era... Fiorilli era realmente malato. Lui, insomma, è vissuto parecchio. Pensate che lui è morto a 86 anni, che per l'epoca era tantissimo, e ha recitato fino ai suoi 81. E poi per i 5 anni dopo viveva dello stipendio e di una paga della compagnia. Però in realtà ha recitato fino a 81 anni. Chiaramente le sue parti erano più piccole, piano piano, però insomma, un uomo che ha recitato fino a 81 anni, però insomma era bello vecchiotto, insomma. Quindi, e questo giovane medico che l'aveva medicato già prima, quando Fiorilli, il nostro Scaramouche, si era ferito al capo per essere caduto dalle scale, e lo venne a visitare poco prima della sua morte, insomma, e vedendo che non gli restava molto da vivere, disse, guardi, signor Tiberio, bisogna pensare adesso a mettere ordine agli affari della vostra coscienza, quindi confessioni, no? Testamento, queste cose qui. E Fiorilli, il nostro Scaramuccia, disse, io ho già fatto tutto il necessario, due giorni fa ho ricevuto il Santo Sacramento, però, disse, io non credo di morire fra poco, perché onestamente, gli fece vedere le gambe, sto anche ingrassando, in realtà erano gambe gonfie, perché il sangue non scorreva più tanto bene. Però Scaramuccia, col suo spirito ironico, disse, vedi, queste gambe, queste belle gambotte, mi sembra che sto anche ingrassando, quindi la morte non è così vicina. E lui stava su una poltrona proprio perché avevano paura che sdraiato soffocasse. E dopo aver parlato di una cosa e di un'altra, disse a un tratto, ma mi viene in mente che vi ho dato soltanto qualche biglietto omaggio a teatro come paga, quindi lui aveva pagato il chirurgo, forse altre persone, non con i soldi, ma li pagava con i biglietti gratis ai suoi spettacoli. Questo è fantastico, pensateci anche qui, quando il teatro riaprirà, potrebbe essere un buon modo per pagare l'idraulico, tipo l'idraulico viene e dice, guarda, ti do 3 biglietti per la prima del mio spettacolo, e l'idraulico vi tira... una chiave inglese qua, però a Fiorilli non riuscivano neanche a dire di no, era talmente importante che un suo biglietto valeva tantissimo, quindi lui paracolescamente ne approfittava. Però, e lui dice, no, io mi sono conto che ti ho pagato soltanto in biglietti, qualche biglietto omaggio per avermi guarito da quella caduta, ma io è giusto che ti ricompensi meglio. E il chirurgo, visto che parlava in modo così serio, si preparò a ricevere una bella somma di denaro, cioè si aspettava un bel gruzzolo di soldi, ma il nostro Fiorilli aveva sempre un asso nella manica e Scaramuccia si tolse dalla tasca un vecchio paio d'occhiali insieme a delle carte scribacchiate, stropicciate, e gli disse, ecco signore, vedete questi occhiali che mi servono da più di 60 anni e possono a buon diritto chiamarsi immortali?
giacché mi sono caduti più di 1.000 volte senza mai rompersi. Quindi gli presenta questi suoi occhiali, sicuramente vecchi e scassati, come degli occhiali miracolosi che per 60 anni non si erano mai rotti. Dice: siccome anche voi potete diventare vecchio e averne bisogno per i vostri salassi, ve ne faccio dono. Quindi gli dona questi occhiali come se fossero appunto occhiali magici. E poi dice: e ci aggiungo anche, come venditore forse di media shopping, e ci aggiungo anche queste carte che aveva in tasca, stropicciate. Sono le mie canzoni, che in verità non hanno tutte notata la musica, quindi erano appunti dei suoi versi, però senza partitura, senza musica, quindi abbastanza inutili, anzi, molto inutili, soprattutto per un medico che avrebbe avuto più volentieri voluto dei soldi. Ma voi, c'è la musica, non ci sono le note, però voi che siete uomo di spirito riuscirete certo a trovare le arie sulle quali le ho fatte. Il chirurgo dice: Costantini, invece di incavolarsi, sentendosi preso in giro, disse: non poté trattenersi dal ridere e disse, andandosene, che Scaramuccia voleva recitare la commedia fino all'ultimo minuto, quindi voleva rimanere in parte, nella parte del guascone, fino all'ultimo secondo. Questo farvi capire che tipo era Fiorilli, si chiamava appunto ironizzare, scherzare. Ma anche tirchio comunque, questo rimane. Ultimo racconto è proprio la sua morte. Siamo nel 95, siamo nell'inverno, e dice, e vi leggo questo pezzettino qui. Scaramuccia, vedendo che gli diminuiva l'appetito, cominciò a credere davvero di non avere più molto tempo da vivere. Però mangiava ancora tutte le mattine la sua zuppa di pane, i polli, la sera mangiava il brodo, tre biscotti, un pezzo di pollo, insomma era uno che comunque non aveva perso l'appetito. Come ricordatevi che vi ho detto che Fiorilli era una bella forchetta, una buona forchetta. Tenne questo regime per 3 mesi, però da quando stava molto peggio e ebbe una specie di dissenteria, iniziò a mangiare meno. Il giorno stesso della sua morte, il giorno in cui doveva morire, domandò che per mangiare, per desinare, voleva una zuppa all'italiana, che qui racconta era un gran piatto di vermicelli, tipo spaghetti, con un bel po' di formaggio parmigiano. Il suo medico, che era venuto a visitarlo, gli disse che gli aveva fatto male alla salute e doveva moderarsi, che così avrebbe potuto vivere ancora più di 8 giorni. E Scaramouche, Fiorilli, rispose: ne siete proprio sicuro? Sì, signore, rispose il medico. E allora, 8 giorni di più, 8 giorni di meno, ribatté lui, che cosa sono per un uomo che ha vissuto tanto? Non valgono la pena, non valgono la pena che io mi privi di un buon piatto di vermicelli. Fatemela abbondante la mia zuppa e andate a chiamare il mio confessore. Quindi, disse, un bel piatto di pasta vale 8 giorni di vita. La sera, dice, quindi mangiò, divorò e beve anche più del solito del vino, e la sera raddoppiò la dose, quindi proprio esagerò, e mangiò del miglior appetito. Verso le 2, quindi verso le 2 di notte, dopo questo pranzo, questa cena abbondantissima, vedendo che non poteva dormire, ovviamente, almeno, insomma, un po' di cose sullo stomaco, fece venire 3 garzonetti di un tappezziere che abitava nella sua stessa casa e si mise a giocare a carte con loro. E di notte, un cenere, chiama questi garzoni che stavano nella loro casa e iniziò a giocare a carte. Ma qualche momento dopo disse: continuate voi, ragazzi, divertitevi e non mi distraete dalle mie preghiere. E per un quarto d'ora pronunciò a voce alta parecchie orazioni che sapeva a memoria. E quando fu a queste parole del Pater, come in cielo, quando stava recitando il Padre Nostro, e quando stava dicendo sicut in cielo et in terra, come in cielo e così in terra, mandò un sospiro che fu l'ultimo della sua vita. Quindi questo morì pregando mentre questi garzoni stavano continuando a giocare a carte e dopo soprattutto aver mangiato una quantità enorme di spaghetti col parmigiano e dei buoni bicchieri di vino. Mi sembra il miglior modo per andarsene per un attore. E fu seppellito nella chiesa di Sant'Eustachio, dove ancora è,
dove ci fu appunto un gran pompa magna, ci fu un sacco di gente, insomma, fu veramente, c'erano, dicono, tantissime persone, fu appunto inumato in una chiesa che per un attore all'epoca era abbastanza straordinario. Gli attori, vi ricordo che all'epoca venivano seppelliti, insomma, non, molto lontano dalle chiese, però lui e altri attori come Biancolelli ebbero l'onore di essere seppelliti e inumati, addirittura dentro una delle chiese più importanti di Parigi. Bene, io concludo questo racconto di questa vita, questi episodi della vita di uno degli attori e delle maschere più importanti della storia della commedia dell'arte e del teatro italiano e europeo, e cioè Scaramouche, Tiberio Fiorilli. E, insomma, per me è stato veramente appassionante scoprire, leggere, rileggere questa vita, questi episodi così avventurosi, un po' al limite, chiaramente, fra la verità e la leggenda, e spero che lo sia stato anche per voi, interessante. Io vi saluto, vi ricordo che se volete, potete iscrivervi al canale, insomma, per sostenermi in queste avventure, in questa avventura, di YouTube che sto percorrendo. Intanto io vi abbraccio e vi auguro una buona giornata. Io e le mie maschere vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio, alle prossime storie teatrali. Ciao a tutti e buon teatro!